Ancora nel sito abbiamo riportato tutti i dati relativi all'indennità percepita dal consigliere regionale nello svolgimento del proprio mandato. Come tutti sappiamo, questo è un dato che suscita particolare attenzione da parte dell'opinione pubblica, che ha diritto a essere informata in modo puntuale, corretto e trasparente su un tema su cui purtroppo molto spesso vengono date delle informazioni fuorvianti con dati minimamente rispondenti alla realtà dei fatti. Infine, nel sito si trovano anche tutte le informazioni relative alla composizione, alle competenze, alle date di convocazione e agli argomenti trattati nelle commissioni, mentre è in corso di programmazione l'inserimento delle sintesi delle attività svolte nelle stesse. Sempre con riferimento alle commissioni, va segnalato che nel corso dell'anno è stata adottata una nuova disciplina delle riunioni, per cui le commissioni vengono convocate a turno in giornate prestabilite della settimana, e questo al fine di evitare il più possibile la concomitanza delle sedute, soprattutto per quei consiglieri regionali che a norma di regolamento sono assegnati a più commissioni. Quindi anche questo provvedimento si è reso necessario per cercare di limitare le frequenti interruzioni dovute alla mancanza del numero legale. Passiamo ora invece all'esame dell'attività politico-istituzionale che ha visto il Consiglio regionale ancora una volta nel 2010 particolarmente impegnato sul fronte delle misure da adottare per contrastare la crisi. C'è da dire che la produzione legislativa non è stata particolarmente prolifica. Tuttavia ha dato modo di introdurre nel corpo delle leggi regionali provvedimenti molto attesi e di ampio impatto su tutto il sistema socio-economico dell'isola. C'è un fattore che ha determinato un rallentamento dei lavori dell'Aula, che ha inciso soprattutto sulla possibilità di approvare la manovra finanziaria e di bilancio entro il termine previsto del mese di dicembre, che ha riguardato le occupazioni del Consiglio regionale. La prima, come tutti noi sappiamo, ad opera di una delegazione del Movimento dei Pastori Sardi, che ha bloccato i lavori del Consiglio per circa 2 settimane, e questo perché la Presidenza ha onde evitare che il Consiglio potesse agire sotto condizionamento, ha dato seguito alla norma regolamentare che prevede in caso di occupazione che tutti i lavori vengano sospesi fino all'accettazione della stessa. La seconda occupazione invece ha riguardato un'azione di carattere politico della minoranza che, per protestare sulla mancata applicazione dell'articolo 8 del nostro statuto relativamente alle entrate, ha fatto slittare di qualche giorno l'esame della finanziaria in aula. Su questo specifico punto voglio sottolineare che la ripresa dei lavori è stata il frutto di un clima positivo che in questa legislatura ha fatto sì che nei momenti più difficili prevalesse sempre il buon senso e la responsabilità nel difendere i primari interessi del popolo sardo, mettendo quindi da parte divisioni e spaccature dovute agli interessi politici di parte, privilegiando invece sempre il dialogo ed il confronto sereno e costruttivo. C'è stato un fattivo spirito unitario che è sempre stato promosso e sostenuto dalla Presidenza, ma che devo dire ha trovato puntualmente la sensibilità e la disponibilità di tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale di maggioranza e di minoranza. Le leggi che sono state approvate nel corso del 2010 sono state 16. E da queste voglio ricordare la legge numero 13 sulla disciplina delle attività europee di rilievo internazionale della regione, di fondamentale importanza nell'ambito dell'attuazione della politica comunitaria. La legge numero 16 sul patto di stabilità, per venire incontro ai numerosissimi comuni e alle province che si trovano in una situazione di oggettiva difficoltà non riuscire a rispettare la rigidità delle norme che accompagnano i vincoli del patto di stabilità. La legge numero 6 in materia di provvedimenti a favore delle persone portatrici di handicap grave. La legge numero 15 in materia di agricoltura per dare, diciamo, una prima risposta alle esigenze di un settore produttivo storico
che purtroppo da troppi anni è attanagliato da una profonda crisi. E infine voglio ricordare la legge numero 14 relativa all'assestamento di bilancio.